Beppe Grillo continua il suo tour elettorale attraverso l'Italia. Intanto in Parlamento i 5 Stelle, oltre a dar battaglia sul lavoro, come abbiamo visto nel servizio d'apertura, presentano una loro proposta di legge elettorale. Andrea Bovio. Abbiamo fatto la legge elettorale online. Ci abbiamo lavorato 230.000 persone per 8 settimane, insieme a dei giuristi, insieme a degli specialisti della Costituzione, perché è complicatissima la Costituzione. E abbiamo tirato giù una bellissima legge costituzionale, cosa che non hanno fatto questi cialtroni. Da Bari, dove è impegnato nel suo tour per le elezioni europee, Beppe Grillo parla della proposta 5 Stelle sulla legge elettorale. Una rivoluzione, dice il movimento, che parte dal metodo. Abbiamo coinvolto direttamente i cittadini che hanno discusso e votato online. È la prova che la democrazia diretta può funzionare. La proposta del movimento prevede un sistema proporzionale, una soglia di sbarramento del 5%. Ma il punto forte è il voto di preferenza. Su una scheda si barra il simbolo di un partito, sull'altra si scrive il nome del candidato. Ma nel sistema immaginato dai 5 Stelle un nome si può anche cancellare dalla lista, penalizzando così il partito votato. Un sistema studiato, dice il movimento, per costringere i partiti a non candidare impresentabili. Illustrati anche due disegni di legge, uno su incandidabilità e incompatibilità, l'altro sul conflitto di interessi, su cui la sfida dei 5 Stelle è al PD. La sinistra ha sempre dichiarato di volerlo risolvere, ma dopo le elezioni se ne dimenticava. La nostra proposta si può votare da domani.